Ok, stiamo già registrando. Niente ragazzi, c'è poco da dire. Stasera c'è veramente poco da dire, in realtà ce ne sarebbe tanto. Inizio chiedendovi un like di supporto a questo video perché di solito quando poi ci sono queste serate qua, queste partite qua, siamo tutti un po' più compatti e cerchiamo di capire insieme che cosa non è andato stasera e finisce qua, in questo momento, guarda, c'è l'arbitro che ha fischiato adesso il 4-0, faccia la funerale ovviamente per la Juventus. Parto da lontano, cioè dalla formazione titolare. Io credo che questo sia stato un suicidio tattico di Massimiliano Allegri. Ma ve lo dicevo anche su Instagram, su tutti i social, quando leggevo l'opzione con i quattro centrocampisti ieri, pensavo, non ci credo neanche se li vedo. Quando poi hanno ufficializzato la formazione, io pensavo almeno li mettesse a rombo per fare McKennie a marcare Jorginho. Invece no, 4-4-2 con Rabiot da una parte, McKennie dall'altra, che parte per dire spero di fare 0-0 fino al 60esimo e poi vincerla in contropiede. Con Chiesa messo lì, posizione un po' a caso, e tutti lasciati un po' a noi stessi. Diciamoci la verità, stasera abbiamo preparato la partita per fare 0-0 ed è una roba, per quanto riguarda, tremenda. Per quanto sia stato tutta la settimana a dirvi non è questa la partita che ho in testa io stasera, in questa settimana, ma quanto più quella con l'Atalanta, però io penso che se giochi una partita di Champions in casa dei campioni d'Europa, che sono la squadra in questo momento che sta dominando anche la Premier League, tu devi, cioè, tu devi avere voglia, devi avere la consapevolezza che è ovvio che non andrai a fare la partita in casa loro, soprattutto con questa Juventus, e ci aspettavamo tutti una gara in cui avremmo poi sofferto. Ma io credo che qui si sia superato un limite, eh. Qua veramente abbiamo superato un limite. Credo anche che Allegri mi vada a schierare una formazione del genere, ed è una cosa grave quella che vi sto dicendo, per mancanza di fiducia nei giocatori della Juventus. Perché una formazione del genere è un urlo, eh? Questo è un urlo da dire, ragazzi, non mi fido, eh? Non mi fido della vostra fase difensiva. Quindi è molto grave questa cosa. Poi, ora sono talmente tanto amareggiato stasera che devo dire una cosa che solitamente magari mi tengo dentro, ma la voglio tirar fuori proprio perché sono molto amareggiato. E cioè, io lo so perché conosco troppo bene il modo in cui funziona. Allegri è la prima cosa che ho detto, ha sbagliato la formazione, eh? L'ha persa Allegri e questo atteggiamento della Juventus è stato tremendo, premeditato, quindi ancora più grave, ingiudicabile, eh? Ingiustificabile Allegri, ingiustificabile. Però io potrei scommetterci dei soldi se vado a cercare i commenti delle persone che saranno più estremiste nei confronti di Massimiliano Allegri stasera, e no, che è diverso da essere critici, è diverso perché se non si critica stasera non si critica mai, mai, e il primo a dover farmi a colpa è Massimiliano Allegri, il primo, e sono sicuro che ragionerà su questa serata. Perché è una serata che fa male questa, fa malissimo, ma se vado a cercare i commenti delle persone che saranno più cattive, quindi Allegri coglione, non sai fare, incompetente, out, tutte queste cose che veramente mi fanno salire il nervoso fino a qua, sono le stesse persone che all'andata col Chelsea, dopo che abbiamo vinto 1-0, si lamentavano rompendoci i coglioni dicendo che non dovevamo fare la partita in quel modo. Perché ormai sono delle persone che portano avanti delle crociate. Ripeto, la critica ci sta, deve essere costruttiva, deve essere fatta quando ce n'è bisogno. Stasera è una di quelle serate, ma vi prego, non iniziatemi a fracassare i coglioni col voler cambiare allenatore, che stasera è indifendibile, ma questo è. E questo rimane fino alla fine dell'anno. E lo sappiamo che è così. Lo so io, lo sapete voi, mettetevi il cuore in pace. Che vi piaccia o non vi piaccia. Mettiamo da parte questa cosa qua perché oltre Allegri, che è il peggiore della serata, intendiamoci, perché non c'è nessuno qua che sta difendendo Massimiliano Allegri in questa serata. Nessuno, e spero che sia lui il primo ad andare ai microfoni e alle telecamere a dire
responsabilità mia grande, io credo che sia illegale, adesso faremo una ricerca, mi documento, poi ve lo vengo a dire, giocare nell'uno contro uno James contro Alessandro. È illegale, è una cosa che non può essere legale, perché Alessandro questa sera sembrava un giocatore neanche da terza categoria, neanche la terza categoria. Vergognoso, come vergognoso è stato Bentancur, come vergognoso è stato Rabiot, come vergognosi siano stati tutti, dai, adesso anch'io che mi metto a far nomi e cognomi, siamo stati praticamente tutti vergognosi, uno di quelli che salvo è Szczęsny, incredibile, ma ha fatto anche delle parate, McKenny che sbaglia sì sul 4-0 ma dopo una partita nella quale veramente aveva giganteggiato praticamente solo lui, e noi male. Come la commenti una partita del genere? Dove parti? Io voglio sapere, domani si ritrovano a Torino? Come? Come inizi? Da cosa inizi? O adesso, nello spogliatoio, da cosa inizi? Devo mettere in ordine i pensieri. Ragazzi, analizziamo la partita di ieri. Abbiamo sbagliato? No, parti da abbiamo fatto bene. E cos'è che hai fatto bene? Niente. Che anche in telecronaca mi sentivo dire che avevamo fatto bene il primo tempo. Ma avevamo fatto bene il primo tempo dove? Ma stasera, che cosa c'è stato di buono da salvare stasera? Stasera cosa salvi? Cosa salvi? Fa male questa, fa male, perché diventa un contraccolpo psicologico importante. Infatti, come vedete, non sono arrabbiato, sono deluso, perché davvero, perché anche qua, e scusate se sono polemico adesso, ma so già come funziona. Ci saranno i commenti di quelli che mi dicono: ma cosa ti aspettavi? Lo sapevamo, era previsto, eri già pronto. Certo che ero pronto alla sofferenza di sta partita. E quante volte ho perso da tifoso? E quante altre ne perderò? Ma perdere in un modo mi va bene, perdere in questo no. Apro e chiuso parentesi, complimentissimi agli avversari, perché ci hanno disintegrato, hanno dominato. Dei meriti nostri, tanti meriti loro di più, partendo da questo presupposto qua. Quindi è ovvio che mi aspettavo una partita complicata e sapevo che era molto più probabile stasera perdere la partita piuttosto che vincere, che era poco probabile, o pareggiarla, che era un po' più probabile della vittoria, ma sapevamo tutti che stasera sarebbe stata molto molto dura, molto molto dura, perché loro dovevano vincere la sta partita, te no, e io conosco i miei polli, cioè inutile che ne abbiamo parlato, ragazzi, ne abbiamo parlato nei video tutta la settimana che sarebbe stata una partita strana. Però andare lì perché devi andare lì mi sembra tanto di dover marcare il cartellino, ragazzi. Partite di Champions League con la maglia della Juventus vanno onorate, perché se non hai la carica nel giocare un Chelsea-Juventus del quale puoi anche essere tranquillo, spensierato, provare, fare, vuol dire che non ci siamo. Anche perché la Champions era l'unica competizione nella quale veramente stanno riandato. E invece guardo un po', vabbè, basta, perché ho già delirato per quasi 9 minuti. Tra poco esce la live reaction e niente. Ci vediamo domani con le pagelle. Anzi, dopo con la live reaction e domani con le pagelle. Male.